Io vi ringrazio di avermi invitato, sono molto onorata di portare questo brevissimo saluto perché ritengo che sia molto importante portare lo sguardo al bambino, sottolineare questa centralità del bambino. Questo dal punto di vista medico è molto importante perché significa cercare di non perdere di vista la persona con la sua autobiografia, con i suoi vissuti, con la sua storia e non ridurla a corpo cosa e quindi non ridurre il sintomo a sintomo, diciamo, la centralità dello sguardo medico. Questo è indispensabile per tenere insieme il curare e l'aver cura, che sono due dimensioni indispensabili che non possono prescindere l'una dall'altra, perché il curare richiede competenze che le nuove tecnologie offrono, ma se è separato dall'aver cura si perde l'idea del corpo che non è un corpo cosa, perché noi non abbiamo un corpo ma siamo un corpo. E quindi, soprattutto per i bambini, questo è decisivo nella riuscita terapeutica, poter considerare il corpo bambino come un corpo persona, rispettarlo nella sua storia. Questo credo che sia lo spirito, se non ho interpretato male, lo spirito profondo di questo interessantissimo convegno e quindi credo che andare all'unicità della persona richieda competenze mediche e competenze emotive. Questi aspetti spesso sono trascurati negli studi sia medici sia delle altre professioni sanitarie e quindi io vi auguro davvero buon lavoro perché raggiungere l'unicità della persona e l'unicità della persona nel bambino credo che sia un passo avanti di civiltà. Buon lavoro.